Bentornati al nostro appuntamento settimanale con un aggiornamento sintetico dei mercati e delle notizie finanziarie della settimana che è appena passata. Questa è la rubrica per chi vuole tenersi sempre informato su investimenti, finanza e mercati finanziari. Questa è Buonanotte Mercati, ma vi dico tutto quello che è successo subito dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati su Il Risparmio e come sempre sono Pasquale, il vostro amichevole risparmiatore ed investitore della Porta Accanto. Oggi, come ogni lunedì, Buonanotte Mercati vi dà un'analisi sintetica, veloce, della settimana che si è appena conclusa. Parliamo di mercati, economia, finanza e notizie importanti che possono avere impattato sia gli investimenti che la nostra vita sociale. Ma come sempre ne parliamo in maniera distaccata, dando numeri e non sensazioni. Cominciamo. Fra le notizie più importanti della settimana, la prima è per gli amanti delle cripto. Circle Internet Financial, la società finanziaria globale di Internet dietro allo standard delle stablecoin USD Coin, USDC, ha recentemente avviato un round di investimento da 400 milioni di dollari con il supporto di BlackRock Inc., Fidelity Management, Marshall Wace e Finn Capital. Con l'ultimo round di investimento, Circle sta cercando di esplorare delle nuove incursioni nella sfera finanziaria tradizionale, dove USDC, la sua stablecoin, può essere utilizzata per integrare le criptovalute con gli strumenti finanziari tradizionali. Sebbene la cifra investita non sia ancora definitiva, il round di finanziamento continuerà fino al secondo trimestre del 2022 con Circle, che lavora anche alla fusione SPAC, che porterebbe la valutazione dell'azienda a circa 9 milioni di dollari. BlackRock, in collaborazione con Circle, ha deciso di fungere da gestore patrimoniale primario per le riserve di liquidità di USDC, con una partnership molto più ampia che esplorerebbe le applicazioni di mercato della stablecoin USDC, oltre a mettere insieme competenze tecniche e conoscenze del settore. La seconda notizia è che le società russe e le banche globali, fra cui BNY Mellon, Deutsche Bank, Citigroup e JP Morgan, potrebbero trarre profitto se Mosca decidesse di rimuovere dal listino le ricevute di deposito, le ADR in pratica, delle società russe, almeno secondo persone esperte in materia delle cosiddette ADR. Il potenziale guadagno è dovuto alle commissioni che gli emittenti bancari di certificati di deposito possono addebitare contrattualmente agli investitori quando annullano un prodotto. Non è chiaro in realtà quanto potrebbero guadagnare le aziende e le banche, o se le banche addebiteranno effettivamente le commissioni e rischieranno di far arrabbiare gli investitori, che affermano che sarebbe ingiusto, date appunto le circostanze straordinarie che sono state innescate dall'invasione da parte della Russia nei confronti dell'Ucraina. Tuttavia le commissioni potrebbero potenzialmente tradursi in centinaia di milioni di dollari secondo i calcoli di Reuters, basati su dati sulle commissioni forniti dalle fonti. Per la terza notizia, Twitter ha adottato un piano per i diritti degli azionisti di durata limitata, spesso chiamato Poison Pill, pillola velenosa in italiano, il giorno dopo che il miliardario Elon Musk si è offerto di acquistare la società per 43 miliardi di dollari. Questo è quello che ha annunciato Twitter venerdì. Il consiglio ha votato all'unanimità per l'adozione di questo piano. Secondo la nuova struttura, se una persona o un gruppo acquisisce la proprietà effettiva di almeno il 15% delle azioni ordinarie in circolazione di Twitter senza l'approvazione preventiva del consiglio di amministrazione, gli altri azionisti potranno acquistare le azioni aggiuntive con uno sconto. Questo piano andrà a scadere il 14 aprile del 2023. Una tale mossa è un modo comune per respingere un potenziale acquirente ostile diluendo la quota dell'entità che osserva l'acquisizione. Twitter ha osservato che il piano per i diritti non impedirebbe al consiglio di accettare un'offerta di acquisizione se il consiglio di amministrazione la ritenesse nel migliore interesse della società e ovviamente degli azionisti. Andiamo a parlare di numeri che questa settimana continuano a sondare i territori negativi. Drastica performance negativa per il Nasdaq, che chiude con un meno 2,63%, seguito poi dallo Standard & Poor's 500, che chiude con un meno 2,13%. Va meno peggio per il Dow Jones, che chiude con un meno 0,73%, unico indice positivo, quello delle piccole e medie aziende, il Russell 2000, che chiude con un più 0,59%. Questa settimana fra gli indici peggiori mondiali sono i due indici russi a farla da padrona, con l'RTSI che chiude con un meno 11,53%, mentre il MOEX chiude con un meno 6,47%. Segue l'OMX25 di Copenaghen, danese, che si ferma a un meno 2,95%. I migliori indici non si trovano nel mondo sviluppato, con il Karachi 100 pakistano che chiude a un più 4,85%, seguito dal BIST 100 turco con un più 4,22% e infine il Tadawul All Share dell'Arabia Saudita che chiude a un più 2,31%.
Indici europei tutti positivi comunque, ma pochi sopra l'1%, con il nostro amato FTSE MIB che chiude la settimana con un più 0,17%. Per quanto riguarda invece i settori migliori e peggiori del panorama statunitense, anche questa settimana ha offerto degli spunti molto interessanti, anche se alcuni settori, come la settimana precedente, hanno dato delle perdite a doppia cifra, ma questa settimana ci troviamo anche dei guadagni a doppia cifra. Ed in particolare i settori rossi sono guidati dal negativo delle infrastrutture che, con la terza settimana negativa che si ferma a un meno 11,5%, nell'ultimo mese ha lasciato sul terreno un meno 43%. Seguono poi le telecomunicazioni con un meno 7%. I settori positivi sono guidati dalle aerolinee che salgono di un 10,4% questa settimana, seguite dal settore del tabacco con un più 5,9% e il settore della silvicoltura con un più 4,8%. Passiamo al mondo cripto che ad oggi sabato 16 aprile, giorno in cui sto registrando questo video, continua a seguire il mercato azionario, assestandosi su prestazioni negative. E come sempre partiamo dal Total Crypto Stock Index, inclusivo del Bitcoin, che alla data appunto di oggi, 16/04/2022, perde un 4,65%. Le due cripto più grandi, Bitcoin e Ethereum, perdono rispettivamente il 4,9% per quanto riguarda il Bitcoin e il 5,47% per Ethereum. Uno dei maggiori cali lo subisce Terra, che sta ad oggi a un meno 14,47% e Cosmos a un meno 10,43%. Territorio positivo invece per Shiba Inu con un più 8% circa e Ripple con un più 2,98%. Bene, eccoci arrivati alla fine del mini aggiornamento dei mercati finanziari della scorsa settimana. Dove ci porterà il futuro, i mercati e i rendimenti? Con questa rubrica, come sempre, che guarda al passato, cerchiamo sempre di capire cosa ci vogliono dire i mercati oggi e dove vogliono portarci domani. Spero che questo contenuto sia come sempre stato apprezzato e di gradimento, e se così fosse, per favore lascia un commento, un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube, ma anche per me stesso. Inoltre, se sei nuovo sul canale, iscriviti e clicca la campanella delle notifiche per non perderti nessun video successivo. Buonanotte mercati, torna come sempre lunedì prossimo e noi invece ci vediamo domani con un nuovissimo video.